non credo che tutti siano consapevoli del fatto che noi viviamo in una forma Stato che non ha assolutamente nulla a che fare con quello che eravamo abituati a chiamare con questo nome. Non soltanto, è ovvio, non ha a che fare con quello che significava la parola democrazia, la tradizione del pensiero politico, no? Ma non ha nemmeno a che fare con lo Stato di diritto con cui crediamo, la gente ancora crede di stare vivendo, no? Noi viviamo in una forma Stato che i politologi americani definiscono security state, stato di sicurezza. Ci mancano le parole, ci mancano le analisi per definire cos'è questo stato di sicurezza, no? Che è una nuova forma Stato. Proverò brevemente ad indicare almeno tre caratteri fondamentali di questa forma Stato in cui noi viviamo. Il primo è una cosa molto semplice, che è proprio implicito nella formula sicurezza. Nella tradizione politica occidentale, da Hobbes in poi, insomma, lo Stato era ciò che doveva mettere fine alla condizione di paura in cui si trovano i cittadini, quella che Hobbes chiamava la guerra di tutti contro tutti. Tutto lo Stato nasce per porre fine alla paura. Lo stato di sicurezza, al contrario, si fonda sulla paura dei cittadini, deve intrattenere la paura dei cittadini. E quindi, come è evidente se uno ha un minimo di attenzione a quello che succede, anzi fa sistema col terrorismo, per esempio. No? Lo Stato fa sistema col terrorismo, ha bisogno del terrorismo, no? Ha bisogno del terrorismo per poter garantire e assicurare la sicurezza. Questa formula per ragioni di sicurezza, for security reasons, che sentite a ogni istante ripetere dovunque, perfino in treno, è una cosa molto profonda, esprime quello che un tempo si chiamava ragion di Stato. La ragion di Stato oggi è una ragione di sicurezza. E questo è uno dei primi inquietanti aspetti dello Stato in cui viviamo, perché sarà sempre più così, sempre più faranno sistema Stato e terrorismo, no? Lo Stato dovrà intrattenere il terrorismo, perché se poi non ci sono atti di terrorismo, come si fa a fare una politica di sicurezza? Il secondo punto è un cambiamento invece della condizione dei cittadini, dello statuto politico dei cittadini. La democrazia, come sapete forse, era nata in Atene nel V secolo, tra il quinto e il quarto secolo, attraverso un fenomeno che potremmo chiamare una politicizzazione della cittadinanza, cioè la figura del cittadino acquisiva una forza centrale, lasciava in ombra tutte le altre appartenenze a congregazioni religiose, economiche, insomma il cittadino diventava la figura e questo definiva appunto la partecipazione attiva alla vita politica. Ecco, noi stiamo attraversando nel stato di sicurezza un fenomeno contrario, cioè di depoliticizzazione. No? Quello che era stato politicizzato adesso viene progressivamente depoliticizzato, finché il cittadino diventa appunto un elemento totalmente impolitico, la cui partecipazione alla politica eventualmente si manifesta solo nella partecipazione al sondaggio elettorale, che è un sondaggio, non ha nulla di espressione della volontà. Anche questo è un fenomeno molto sinistro, perché per esempio era stato teorizzato dai giuristi nazisti. I giuristi nazisti concepivano il popolo, il folk, come l'elemento impolitico di cui il partito deve garantire la pace, la vita materiale, la vita biologica. E così oggi non siamo per questa via, no? Lo Stato considera i cittadini come così, un elemento impolitico, anche molto fastidioso. Ricordo funzionari tedeschi che dicevano: ma se adesso noi dovessimo permettere al voto della gente di cambiare la nostra politica, ma sarebbe assurdo, inconcepibile. Per la Grecia questo è successo. E un'altra cosa, un altro terzo punto, è il declino della certezza del diritto. Ciò che più colpisce, però anche se normalmente lo nascondono, non lo fanno vedere, cercano di impedire che la gente se ne renda conto, in tutti i comunicati ufficiali, per esempio sugli attentati terroristi che sono successi per esempio in Francia e altrove,
è la rinuncia assoluta alla ricerca della verità giudiziaria. Noi siamo sempre stati abituati che non si può considerare qualcosa come un reato oppure identificare un colpevole se non c'è un procedimento giudiziario che accerta le responsabilità. Ora, nel terrorismo la partecipazione della magistratura è esclusa. Per esempio in Francia, no, non è mai avvenuto che ci sia un'inchiesta giudiziaria su questi fatti. E quindi questo è il rovesciamento dell'idea di uno Stato di diritto, no? Mentre in uno Stato di diritto non si può accertare un colpevole se non c'è un'inchiesta giudiziaria, i comunicati di polizia o a volte addirittura di giornali prima della polizia, ci sono stati casi per esempio in Francia in cui prima c'è stato il comunicato del giornale a cui la polizia lo aveva fornito e dopo il comunicato di polizia. Appunto, no? Quindi viviamo in una condizione per l'essenziale di assoluta incertezza del diritto e questo è tanto più evidente se considerate che uno Stato con una tradizione politica così importante come la Francia vive da 8 mesi, dico 8 mesi, in stato di eccezione. L'unica volta in cui questo è avvenuto nella storia europea, in tutta la storia europea dalla fine dell'Ottocento ad oggi, è nella Germania di Weimar, prima che Hitler prendesse il potere. Solo nella Germania di Weimar c'era stato un uso, un ricorso così forte e violento allo stato d'eccezione, per cui quando Hitler ha preso il potere la gente ancora fa questa domanda in giro: ma come Hitler, che mostro, come ha potuto fare quello che ha fatto? Hitler non ha dovuto fare nulla, perché la Germania era in stato d'eccezione e Hitler non ha fatto che prolungare lo stato d'eccezione. Quindi tutto quello che è avvenuto in Germania, toglietevi dall'idea che era illecito o illegittimo, era perfettamente legale. Così come qualunque cosa avvenisse in Francia oggi in stato d'eccezione, anche se qualcuno uccidesse, è perfettamente legale. Quindi uno Stato europeo è da 8 mesi in stato d'eccezione e tutti lo trovano normale, i deputati lo votano, quei criminali dei deputati francesi che lo votano, i giornali trovano che è giusto, tutti sanno che non serve nulla, no? Un atto di terrorismo non è così che si previene, il terrorismo è sempre un primo colpo, non si può prevenire. Ecco, vabbè, per dirvi in che situazione ci troviamo, qual è la situazione dell'Europa in cui viviamo. Tra l'altro la gente crede, per esempio, che l'Europa sia una cosa, non so, che buona, anche se nessuno sa nulla. Per esempio nessuno, sono sicuro che nella sala qui nessuno sa bene come è governata l'Europa, la Comunità Europea. La Comunità Europea, c'è un Parlamento Europeo. Il Parlamento europeo si occupa di questioni, per esempio, umanitarie e tutti i giornali pensano che la questione dei diritti umani sia la cosa più importante della Terra. Se uno ha un po' di cultura giuridica, di attenzione politica, sa che i diritti umani servono soltanto a legittimare, autorizzare l'intervento armato delle grandi potenze dove vogliono. Questo sono i diritti umani. I diritti umani oggi sono usati perché le grandi potenze possono bombardare un tale posto inventando che c'è stata qualche cosa contro i diritti umani. Tanto i giornali lo scrivono. E questa è la situazione europea. E quanto all'Europa, da che governate l'Europa? Il Parlamento non governa assolutamente l'Europa, la gente crede che sia come... No, non emana leggi che governano. L'Europa è governata da commissioni, le quali commissioni sono formate per metà dai rappresentanti delle grandi industrie del settore. A metà, immaginate, metà significa tutto, perché se già ci sono con le lobby, la metà significa tutto, no? Io sono stato invitato una volta a una commissione che doveva valutare le cose, le misure di sicurezza, una commissione che non contava nulla, solo etica consultiva, e mi hanno spiegato che quelli che decidono le misure di sicurezza, per esempio quelle che quando siamo entrati qui, queste sono fatte dalle grandi industrie di armi, quale industrie di armi si sono convertite a questo affare, a questo grande business che oggi in Europa le misure di sicurezza. L'Europa però è governata così, quindi anche poi se noterete in futuro che per esempio il livello, non potrete più sapere da dove vengono i cibi che voi comprate, perché appunto queste commissioni hanno deciso che non si deve più mettere d'ora in poi da dove proviene il cibo che voi mangiate, eccetera, eccetera, perché appunto sono formate per metà